Carissimi amici del Din Don Caffè, buongiorno a tutti. Sulle rive del lago, anch'io mi trovo sulle rive del lago questa mattina per voi, per un episodio del Vangelo che colpisce sempre. Il fatto che l'incontro con Gesù, l'incontro determinante, l'incontro decisivo, la svolta di una vita è avvenuta per tanti discepoli sulle rive del lago, che non è semplicemente un luogo geografico, è anche un luogo fortemente simbolico, è il luogo dove si svolge e si svolge la vita di tutti i giorni, dove si svolge il lavoro, dove c'è il luogo dell'incontro con gli altri che lavorano con te, con tutte quelle famiglie che vivono attorno a questa fonte di sussistenza, a questo luogo che ci dà da mangiare, che ci dà da vivere, che ci permette di comprare e di vendere. Quindi sulle rive del lago della vita, tant'è vero che alcuni evangelisti non lo definiscono lago, lo definiscono mare, come a dire che è proprio tutta la vita che c'entra. Ma è molto bello che la prima domanda che Gesù fa nel Vangelo di Giovanni, le prime parole che Gesù dice nel Vangelo di Giovanni, non le dice sulle rive del lago, le dice accanto a Giovanni il Battista che battezzava al Giordano, quindi comunque luogo di acqua, luogo di vita, domanda loro: che cercate? È una bellissima domanda. Che cercate? E anche noi possiamo domandarci questa mattina: ma io oggi che cosa cerco? Cerco di arrivare a sera indenne? Cerco di non avere troppi fastidi? Cerco di risolvere i problemi della mia vita? Oppure cerco qualche cosa di più profondo? Ecco, forse la paura che spesso ci prende è di dover affrontare le domande più profonde, quel senso di insicurezza che abbiamo dentro, quel senso di insoddisfazione a volte persino della vita. Qualche tempo fa parlavo con una giovane che, dopo aver studiato tanto, sta cercando di trovare un posto di lavoro che c'entri con le sue aspirazioni, e le sue aspirazioni sono aspirazioni grandi, sono il bene del mondo, dell'Europa, delle persone più povere, dell'accoglienza degli emarginati, degli ultimi, e però sta facendo fatica a trovare questo spazio, a trovare questa strada. Ed è importante però mettere a fuoco la domanda fondamentale: che cosa cerchi? Che cosa cerchi davvero nella tua esistenza? Perché noi dobbiamo imparare a vivere secondo un pensiero, altrimenti cominceremo a vivere pensando a ciò che viviamo, cioè guardandoci le punta dei piedi anziché guardare l'orizzonte. Dobbiamo invece poter muovere il nostro sguardo verso un orizzonte di bellezza, un orizzonte che ci avvolga. Certamente siamo calati dentro nei fatti di tutti i giorni, abbiamo la spesa da fare, la casa da pulire, i figli da accudire, e voi ragazzi avete la scuola, avete le amicizie, avete lo sport, avete gli scout, avete tante attività. Ma che cosa cerco? È la vera domanda. Ecco, quando gli apostoli, i primi discepoli, si sentono porre questa domanda, non sanno cosa rispondere. E allora domandano semplicemente a Gesù: ma dove abiti? E Gesù, davanti a questa domanda, non dice: avete sbagliato domanda, avete risposto con un'altra domanda. Dice: venite e vedete. Ed essi stettero con lui tutto quel giorno, ed erano circa le 4 del pomeriggio. Ecco, io immagino l'evangelista Giovanni che, a distanza di tanti tanti anni, già vecchio, ma con gli occhi ancora che brillano per quel pomeriggio decisivo, in cui davanti alla domanda di che cosa sto cercando ha trovato una risposta: venite a vedere, abbiamo trovato il Messia, abbiamo trovato uno che ci guarda in un modo diverso, che guarda alle nostre domande in un modo diverso. Abbiamo trovato uno a cui le nostre domande interessano. Ecco, forse come per questa ragazza, così per tutti quanti noi abbiamo bisogno di trovare
qualcuno a cui interessano le nostre domande. Io cerco questo nella vita. Aiutami a realizzare questo. E quel Vangelo come va avanti? Come prosegue? Stanno con lui tutto quel giorno, sono le 4 del pomeriggio, e poi Gesù dove li porta? Incredibilmente non li porta al Tempio, non li porta in chiesa, non fa loro una catechesi sul senso della vita, ma fa qualcosa di più. Li invita a una festa di nozze, li invita a Cana di Galilea. E in questa festa di nozze Gesù spiega loro il suo segreto, il segreto di una vita che deve imparare a fare festa. Ma guarda caso, dentro in questa festa c'è un altro segreto. È una festa di due famiglie, di due giovani sposi che però sono poveri e che non hanno abbastanza vino. E la condivisione di questa festa che darà significato alla vita di questi due discepoli, di questi due giovani, di tutti gli altri discepoli, e comprenderanno il segreto di questo modo di affrontare la vita i servi. Dice con chiarezza il Vangelo di Giovanni che i servi capirono. Soltanto i servi sapevano da dove arrivava quel vino buonissimo che ha inebriato i loro cuori da quel giorno e per tutta la vita. Allora che cosa rispondere a questa giovane? Carissima, mettiti a servire. Non cercare di fare un lavoro che trovi un posto d'onore da qualche parte, che trovi un bellissimo stipendio, ma parti dalla condivisione con coloro che sono più fragili. Parti cioè ancora una volta da quel niente che tu hai, anche se hai studiato per tante cose, anche se hai tanta voglia nel cuore, ma parti dalla tua fragilità e condividi con chi come te ha questo desiderio. E allo stesso modo noi questa mattina, davanti a questa domanda, dove andiamo? Che cosa facciamo? Andiamo a condividere questa giornata con le persone che incontreremo. Ma secondo questa logica di trasformare la nostra giornata in una festa dove il vino non verrà a mancare, perché questa ubriacatura non parte dalle cose che possediamo, ma dal fatto che insieme partecipiamo a questa festa. E allora sarà l'incontrare il compagno di scuola, incontrare l'amico dei giochi, incontrare l'altro che condivide con te il lavoro, oppure la persona che incontro mentre faccio la spesa, incontrare i miei figli che tornano da scuola e io consegno a loro la mia giornata e loro la consegnano a me. Da questa condivisione, da questa festa, nasce un incontro che trasforma la vita. Da una grande domanda, che cosa cerchi, ho un grande vuoto e un grande desiderio, alla pienezza di ricordare anche tanti anni dopo che erano le 4 del pomeriggio, ma quel giorno è cambiato tutto. E allora mentre ci stupiamo dei panorami meravigliosi che il Signore ci regala nella sua natura, mentre ci stupiamo dei panorami meravigliosi che il Signore ci regala nell'incontro con gli altri, impariamo a fare la cosa giusta nel momento giusto, impariamo a fare festa in questo giorno. È un giorno di festa perché con noi può esserci il Signore. Buona giornata a tutti.